Il 1 settembre 1938, quando avevo trascorso un solo giorno in questo mondo ed ero in attesa che cominciasse la mia vita, un'ombra scura scese su di me e sulla mia famiglia. Mia madre, mentre era ancora a letto dopo il parto, leggendo un giornale, apprese che il governo aveva emanato le leggi razziali. L'Italia era una società secolarizzata, nella quale la diversità delle religioni non era un fattore di discriminazione tra le persone. Fu la violenza antisemita del regime fascista a imporre o risvegliare l'identità ebraica. La grande massa della popolazione italiana accettò passivamente le leggi razziali, ma ci fu chi collaborò attivamente con il regime tramite la denuncia degli ebrei e la delazione che era premiata dal governo: 5.000 lire per gli uomini, 3.000 per le donne e 1.500 per i bambini. In un paese come l'Italia, avvezzo a un rispetto approssimativo delle leggi, poche norme furono applicate con tanto rigore quanto le leggi razziali. Era appena nato ed era già stato degradato alla condizione di cittadino di seconda classe. Infatti, sul mio certificato di nascita è stato aggiunto un timbro con questa qualifica, di razza ebraica. In conseguenza di ciò, ero privato dei diritti riservati agli altri cittadini, perché sarei stato escluso dalle scuole pubbliche. Nella casa dove abitavamo in Corso Marconi 13 c'era un ambiente culturale stimolante. Sono cresciuto in una casa in cui le note del pianoforte e del violino risuonavano quotidianamente. Al primo piano abitava il dottor Chevalli, che suonava il piano in modo divino. Mia madre, che sapeva suonare il piano ed era una grande appassionata di musica classica, si intratteneva spesso con lui a conversare di musica. Un gioco che mio padre sapeva fare molto bene e che mi affascinava era quello antichissimo delle ombre cinesi. Di sera, prima di andare a dormire, mi intratteneva muovendo le mani tra il lampadario del soggiorno e il muro. Tra i ricordi più lontani che mi sono rimasti impressi nella memoria c'è l'ascolto di Radio Londra da parte dei miei genitori, una specie di rito notturno avvolto dall'atmosfera di pericolo che hanno le cose proibite. Il volume era tenuto basso per timore che i vicini di casa ci udissero e denunciassero la nostra infrazione all'ordine dettato dal regime fascista. Chi veniva scoperto era punito con 2 anni di arresto e 1.000 lire di multa. Nell'ottobre del 43 la nostra casa di Torino fu colpita da spezzoni incendiari. Ricordo quella sera come fosse oggi. Mentre stavo già dormendo, era suonata la sirena dell'allarme antiaereo. I miei genitori mi fecero vestire in fretta e furia e scendemmo in cantina. Durante la guerra le cantine erano trasformate in rifugi antiaerei. Sul muro di fianco al portone di casa era disegnata con vernice nera una grande R, l'iniziale di rifugio, che segnalava ai passanti occasionali un riparo in caso di allarme. Ricordo il terrore che provai quando, uscito in strada al rifugio, alla fine dell'incursione degli aerei alleati, vidi l'impressionante bagliore degli incendi che illuminava il buio della notte. Il giorno dopo il bombardamento, accompagnai mio padre a visitare il nostro alloggio devastato. Mentre mio padre cercava di recuperare qualche oggetto, io entrai nell'alloggio confinante. La porta era bruciata e chissà dove erano i padroni di casa. La mia attenzione fu subito attirata da un cumulo di libri bruciati in mezzo alle macerie. Il fuoco covava ancora sotto la cenere, dalla quale si sprigionava una nuvoletta di fumo. Chiamai mio padre, che buttò dell'acqua per impedire che l'incendio riprendesse. Di tutti quei libri se ne era salvato in parte solo uno. La rilegatura e le prime pagine erano state distrutte dal fuoco. Immagini del libro erano bruciacchiati, ma il testo era, almeno in parte, ancora leggibile. Quel libro mi accompagnerà durante tutto il periodo della guerra. Qualche giorno dopo il bombardamento, mentre Torino continuava a bruciare, la mia famiglia, composta da mio padre, mia madre, mia sorella e me, si rifugiò presso una casa di proprietà del mio nonno paterno, Camillo, ad Ogliani, nella borgata di San Rocco, in provincia di Cuneo. Mio padre fu costretto a lasciare il suo lavoro, con la prospettiva di vivere con i propri risparmi per un tempo indefinito. La grandissima maggioranza di 6 milioni di ebrei deportati si sono lasciati condurre alla morte senza reagire, come schiavi, trascinati ai lavori forzati o bestiame destinato al macello. A molti sfuggiva la gravità del momento. Molti ebrei si illusero di poter attraversare indenni le persecuzioni razziali. Tra questi, mio zio Franco, fratello di mio padre, avvocato. Non era una persona ingenua, ignorante o sprovveduta. Sottovalutando il pericolo di essere arrestato o deportato, rinunciò a fuggire. Eppure, malgrado i reiterati inviti di mio nonno e di mio padre a raggiungerli in campagna, rispose che si sentiva al sicuro anche a Torino. Un mattino di settembre del 1944, mentre si recava come tutti i giorni nel suo studio, scomparve e non avemmo più sue notizie.
Dopo la guerra abbiamo appreso che fu arrestato, deportato nel campo di concentramento di Bolzano e poi ucciso ad Auschwitz. Aveva solo 34 anni. I miei parenti all'inizio non si erano preoccupati. Nelle loro menti non era chiaro che cosa stesse accadendo. Avevano servito la patria, avevano donato loro alla patria, quando il governo fascista l'aveva chiesto. I miei nonni raccontavano di aver portato le loro fedi nuziali al municipio di Casale. Fin dal 1848 Carlo Alberto aveva abolito i ghetti e gli ebrei si erano pienamente integrati nella società italiana. Le leggi razziali rappresentavano una sconfessione di quella conquista dello Stato liberale. La macchina propagandistica del regime fascista, tendente alla costruzione del consenso, descriveva i campi di concentramento come luoghi ordinari, dove si viveva bene. Nell'autunno del 1943, da Casale Monferrato, la città dove era nata mia madre e dove vivevano i nonni materni, ci raggiunse la notizia della deportazione di una zia di mia madre, Erminia Morello, sorella della nonna materna, e poi, a distanza di un paio di mesi, della mia bisnonna materna, Eugenia Treves, e i due fratelli del mio nonno materno, Riccardo e Roberto Fitz, nei campi di sterminio. Era l'inizio di una serie infinita di lutti e di sciagure, cui si aggiunse la notizia della deportazione dello zio Oreste, fratello del mio nonno paterno, che si era rifugiato insieme alla sorella Gemma e la nipote Clizia a Intragna, un villaggio sopra Intra sul Lago Maggiore. L'allarme scattò anche nella mia famiglia, perché la gente di Dogliani, una piccola comunità nella quale tutti si conoscevano e nella quale le informazioni circolavano rapidamente, quando nominava mio nonno non lo chiamava per nome, ma usava l'appellativo l'ebreo. Non era un segreto per nessuno che eravamo ebrei. Dunque non aveva alcun valore la raccomandazione, che mia madre non si stancava di ripetere, di non rivelare a nessuno di essere ebrei. Un certo Tosi, amico di mio padre, impiegato nel municipio di Cherasco, un paese non distante da Dogliani, ci procurò dei documenti di identità falsi. Ricordo che mia madre mi ripeteva continuamente che il nostro cognome non era più Levi, ma Suria, e se qualcuno mi avesse chiesto come mi chiamavo, avrei dovuto dire Lucio Suria. Sappiamo anche che la logica del sistema riuscì a dare esecuzione al piano assurdo e spietato di sterminare 6 milioni di ebrei. Tra questi i miei zii Riccardo e Roberto, che sono rifugiati nell'ospedale di Casale, dove lo zio Riccardo si illudeva di essere al sicuro, perché è medico conosciuto e stimato dai colleghi e dal personale sanitario. Lo zio Riccardo era una delle persone più buone e inoffensive che ci fossero sulla terra, di quelle di cui, si dice, non farebbe male una mosca. Di lui posso riferire un episodio esemplare, che è uno dei ricordi più lontani rimasto scolpito nella mia memoria, che mostra come quella frase si applicasse letteralmente allo zio. Nel dicembre del 1942 avevo 4 anni e i miei nonni mi avevano accompagnato all'ospedale di Casale, dove mia mamma aveva partorito mia sorella Donatella. Lì volava un fastidioso moscone che aveva trovato riparo nel tepore dell'ospedale e ogni tanto si posava qua e là. Lo zio Riccardo si fece portare da un infermiere una scodella e un foglio di carta e quando il moscone si posò sul vetro della finestra, lo imprigionò tra la scodella e il foglio, aprì la finestra e lo liberò. Questo era lo zio Riccardo, uno che non faceva male nemmeno alle mosche, deportato ad Auschwitz e condannato a morire in una camera gas. Ci sono giorni infelici che non si dimenticano mai, il cui ricordo resta impresso per sempre nella memoria, come le cicatrici sulla pelle sono il ricordo delle ferite subite dal nostro corpo. Il 2 dicembre 1943, il giorno in cui mia sorella Donatella compiva un anno, è una di quelle date. Fu quello un giorno tragico per la mia famiglia. Alle 5 del mattino due carabinieri bussarono alla porta mentre dormivamo nella casa di mio nonno e ci mostrarono un mandato di arresto nei confronti di tutti i membri della mia famiglia. Tuttavia, essi dissero di essere disposti a non dare esecuzione immediatamente al mandato, a condizione che non avessimo fatto perdere le nostre tracce prima della fine del giorno. Questa smagliatura nel sistema di potere fascista consentì alla nostra famiglia di mettersi in salvo. Dopo aver ricevuto la notizia del mandato di arresto, mio padre andò a cercare un'impresa di traslochi, mentre mia madre preparò il trasloco. Dovevamo fuggire da Dogliani in ogni modo, ma non sapevamo dove andare. Il conducente disse di conoscere un certo Sabino Cagnassi, detto Binu, che aveva una casa vuota nel comune di Cissone, situato nell'Alta Langa, a 9 km da Dogliani. Allora le case di campagna non avevano il telefono, quindi mio padre inforcò la bicicletta e salì alla volta di Cissone per incontrare Binu, il quale offrì, senza esitazione, ospitalità alla nostra famiglia nella sua casa.
Quel freddo pomeriggio di autunno salimmo a piedi verso Baudrà, una borgata nel comune di Cissone. Camminavamo come animali braccati, dietro al carro sul quale avevamo caricato tutte le nostre cose, compresi i mobili che avrebbero arredato la nuova casa. Mia madre teneva in braccio mia sorella e io camminavo al suo fianco. L'ospitalità che la mia famiglia ricevette dalla gente di Baudrà si concretizzò in un legame duraturo di solidarietà fondata su consuetudini antichissime non scritte, ma tuttora valide. Binu Cagnassi era il patriarca del villaggio, l'uomo alla cui generosità la nostra famiglia deve la salvezza delle sciagure della guerra. Qui i Cagnassi nascevano, crescevano, invecchiavano senza mai muoversi da generazioni. Ciò che distingueva Binu dagli altri non era la sua visione politica, ma la sua superiore qualità umana. Chi lo conosceva bene sapeva quanta bontà si nascondesse dietro le sue maniere fredde, i suoi gesti bruschi, i suoi movimenti svelti. L'intesa tra mio padre e Binu fu spontanea e immediata, come se si fossero conosciuti da sempre. Ciò che colpisce è la naturalezza dell'incontro tra persone così diverse. Qualcosa di profondo ci ha legato a lui per sempre. La sua lezione era chiusa in questa semplice regola di condotta. La solidarietà nei confronti degli altri deve essere più forte della paura. Un mattino dell'estate del 1944 sentimmo bussare alla porta. Le prime luci dell'alba illuminavano un manipolo di militari repubblichini. Mia madre scese ad aprire avvolta nella sua vestaglia rossa di stoffa leggerissima, lunga fino ai piedi. La vestaglia era un indumento che le donne di Baudrà non usavano e avrebbe potuto insospettire l'ufficiale che ci aveva svegliati. Alla domanda di quest'ultimo: «Ci sono uomini in questa casa?» Mia madre, senza esitazione, rispose di no, e l'ufficiale, invece di andare a vedere se era vero, si allontanò. Ancora una volta, la buona sorte ci aveva aiutati. Racconto un episodio che mostra quanto diffuso fosse il pregiudizio anti-ebraico all'epoca della mia infanzia. La nonna Adele, la mamma di mio padre, era solita trascorrere l'estate nella cascina dei Bori, ai piedi della collina dove sorge il paese di Novello. Finita l'estate, quando tornava a Torino, si portava in città una ragazza del paese per svolgere i lavori domestici. Caterina sapeva che eravamo ebrei, ma ciò non suscitava in lei nessun sentimento di diffidenza né tantomeno di ostilità. Semmai aveva una curiosità, conoscere in che cosa consisteva la diversità degli ebrei. Un giorno, che la nonna si preparava a fare il bagno e la ragazza era convinta di essere abbastanza in confidenza con la nonna da porle un quesito di carattere intimo, le domandò: «Posso entrare con lei nella stanza da bagno? Voglio vedere come sono fatti gli ebrei. Si dice che hanno la coda». La nonna si espose nuda allo sguardo di Caterina, la quale constatò che gli ebrei non erano diversi dal resto degli esseri umani. Mi dondolavo attaccato alla porta di un capanno di legno che serviva da ricovero per gli attrezzi della vigna. Irene, la più piccola delle figlie di Binu, infilò, senza che me ne accorgessi, una mano tra lo stipide e la porta, e la punta delle dita rimase stritolata. Non avevo mai visto il sangue sgorgare così copioso da un corpo umano. Fu quello il momento della innocenza perduta. Avevo 6 anni e non avevo mai fatto del male a un'altra persona. Quando il 25 aprile 1945 ci chiudemmo dietro le spalle per l'ultima volta alla porta della casa di San Carlo e restituimmo la chiave a Binu per andare incontro alla liberazione, che aspettavamo con eccitazione ma ancora non conoscevamo, fu assalito da un senso di privazione che sarebbe cresciuto nei mesi e negli anni successivi fino ad assumere i lineamenti della nostalgia. Dopo tanti anni, quella casa resta nei miei pensieri come uno dei luoghi più cari che custodisco nella memoria. È probabile che tutti provino questi sentimenti nei confronti dei luoghi dove si è vissuto da bambini. Tuttavia, ora che i miei genitori sono morti e mia sorella era troppo piccola per avere ricordi legati a quegli anni, io sono rimasto l'ultimo testimone in grado di raccontare la storia di quella casa. Nella primavera del 1945, dagli aerei alleati che sorvolavano il Piemonte, cadevano volantini che riproducevano la carta geografica dell'Europa, con il tracciato dell'avanzata delle truppe alleate e del corrispondente arretramento di quelle naziste e fasciste. Anche un bambino capiva che la guerra stava per finire e che il cancello di ferro della prigione fascista cigolava sui suoi cardini arrugginiti e stava per spalancarsi. Verso la fine della guerra si erano intensificati i lanci degli aerei alleati di paracadute con pacchi di generi di prima necessità.
Ora il nome di Sabino Cagnassi è inciso sul muro dei Giusti nel giardino di Yad Vashem, l'istituto che a Gerusalemme custodisce e tramanda alle generazioni future la memoria delle vittime e degli eroi dell'Olocausto. Ho adempiuto tardivamente al dovere morale di rendere omaggio alla sua memoria e l'ho fatto nel 2014, subito dopo la morte di mia madre, in un momento in cui ho avvertito che la responsabilità di compiere un atto che consentisse di ricordare per sempre chi ha salvato la vita della mia famiglia spettasse ormai solo a me. Chi salva una vita è come se salvasse il mondo intero. Questa frase del Talmud, che compare in calce all'attestato di benemerenza, che Yad Vashem consegna ai giusti tra le nazioni e i loro familiari, illustra bene il valore universale della solidarietà nei confronti dei deboli e degli oppressi.